una delle principali regole che ho imparato in questi 15 anni di corsa è che l'utilizzo di una scarpa da running è in funzione ovviamente di chi le utilizza. Oggi confrontiamo le Nova Blast 3 con le Super Blast. Sono due scarpe assolutamente molto premium. Una costa sicuramente molto di meno, si trova anche a prezzi super scontati sui vari siti internet. L'altra un po' meno scontata, e in effetti queste due scarpe sono secondo me tra le migliori presenti sul mercato, chiaramente tutto in funzione di chi lo utilizza. Vediamo come al solito cosa ne pensa Andrea e poi vi dico la mia opinione. Ma prima di sentire Andrea, una precisazione: queste due scarpe pesano fondamentalmente quasi lo stesso peso. In effetti questa, la Super Blast, pesa 10 grammi in più. C'è una sorta di confusione sui vari siti dove sono state usate delle specifiche dei modelli precedenti di Nova Blast. Ora di fatto questa scarpa è una di quelle più leggere tra quelle che vi consentono di correre velocemente. Cosa ti devo dire? Tanto sono scarpe che secondo me molto diverse, eh? Una molto più stabile, una molto più da allenamenti forti. Ci siamo sempre lamentati un po' della stabilità, anche se l'hanno migliorata, devo dire che qua è super. Si sente, anzi non lo so, non l'abbiamo misurata la pianta, ma sembra almeno il doppio la pianta della Super Blast. Secondo me sono due scarpe che si possono comprare, cioè, insieme e farsi tutta la stagione praticamente. A livello di tomaia c'è una leggera differenza, soprattutto a livello estetico, ma anche di tessuto, sebbene comunque la differenza funzionale sia abbastanza minima. Cioè non ne vince nessuna delle due, non perde nessuna delle due, perché sono praticamente identiche, quindi tutte e due un bel voto, un 8 e mezzo gli darei, perché comunque mi piace anche la linguettina racing, mi piace sulla scarpa, è una la tommaia giusta secondo me. Tra le due scarpe quello che è cambiato è sicuramente l'intersuola, in un caso completamente in Fly Foam Blast Plus, mentre nell'altro caso utilizza una doppia intersuola, includendo anche la versione turbo, che è quella più nobile. La quantità copiosa di turbo nelle Super Blast di fatto ha un impatto importante nel comportamento della corsa. Tra l'altro sarebbe molto gradito se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni. In questi giorni sto trascurando un po' i video, perdonatemi, mi sto allenando, ma nei prossimi giorni tornerò, anche perché ci saranno tantissime scarpe da testare. Scrivetemi qua sotto quali vorreste vedere. Alla fine mi risulta più morbida al piede la Nova Blast, e quindi preferisco quella, però lo dico dopo, perché nell'insieme un'altra roba, però è più morbida, sento più morbida la Nova Blast, quindi gli darei un voto più alto alla Nova Blast. Direi, se è un 8,5 alla Nova Blast e 8 alla Super Blast. Invece per quello che riguarda il battistrada, sono rimasto sorpreso dal fatto che le Super Blast abbiano probabilmente una suola migliore, una gomma forse più spessa, e di conseguenza il risultato finale si dimostra superiore. Qua vince la Super Blast di un po', secondo me siamo su 8,5-9 sulla Super Blast e un 8, se non 7,5 sulla Nova Blast, perché comunque si consuma un po' la gomma. Senza ombra di dubbio poi a livello di comodità, proprio per la presenza di Fly Foam Turbo e di una quantità importantissima nelle Super Blast, sarete sicuramente sul cuscino, ma correrete anche velocemente. Qua la comodità secondo me vince molto di più, vince di tanto la Super Blast, perché comunque questa cosa di, intanto vediamo se si sentono le campane o no, la scarpa così con un'impronta più larga, una stabilità maggiore, la sento anche un attimino più larga, secondo me in generale come comodità vince la Super Blast, quindi stiamo su un bel 9 secondo me. Mi sembra un'ottima scarpa, stabile, comoda, rispetto alla Nova Blast, che comunque la sento che è una scarpa un po' più da lavori veloci. Uno degli aspetti sorprendenti di queste due scarpe è il rapporto qualità-prezzo, entrambe davvero ottime, anche se la durata e il prezzo delle Super Blast potrebbe trarvi in inganno. Comunque sentiamo cosa ci racconta Andrea.
Qua è un problema, secondo me, rapporto qualità-prezzo. Bisogna prendere anche la durata della scarpa. Secondo me la Superblast dura, è vero che costa tanto di più, ma alla fine dura di più, ci puoi fare più cose, quindi credo che comunque vinca la Superblast. Cioè, se dovessi prendere una scarpa unica, andrei sulla Superblast. Poi per il podista amatore evoluto conta il peso della scarpa e di conseguenza negli allenamenti forse una è da preferire all'altra, anche se dal mio punto di vista non sono così convinto che questa cosa valga per tutti, però sentiamo cosa ci ha raccontato Andrea. Sei sempre lì, un atleta più evoluto, secondo me se deve prendere scarpa unica si prende una Nova Blast, si deve prendere una Nova Blast, mentre un atleta un pochino più lento, un pochino più pesante o pronatore deve andare sulla Super Blast. Io comunque i lenti con questa mi ci trovo da Dio, se devo fare dei fartlek o dei mezzi medi, secondo me è top, mentre se dovessi pesare su 75-80 kg, quasi ci sono arrivato quest'anno, dovrei andare su una super blast, comunque è più protettiva. Invece a livello di durata, dopo averle utilizzate per tantissimi chilometri, siamo sicuramente in grado di affermare con certezza che una è migliore dell'altra. Stavo facendo dei miei calcoli strani. A livello di durata, secondo me, te l'ho detto, la Super Blast dura di più, siamo al minimo gli 800 km, la Nova Blast a 800 ci arriva forse, ma ci arriva un po' sderenata. Secondo me perde un po' più di stabilità ancora e guarda, già il battistrada è consumato, quanti chilometri sono? 200? 300, 300. Quindi figurati te, ad 800 corri sull'intersuola. In un mondo in cui l'ammortizzamento della scarpa incide significativamente più della prestazione stessa, ovviamente le due scarpe sono adatte a tutti i podisti amatori, ma sentiamo cosa ci racconta Andrea. No, te l'ho detto, atleti più efficienti di Nova Blast, invece atleti magari entry level o comunque più pesantini la Super Blast, cioè secondo me così. Se invece sempre su un atleta abbastanza evoluto potrebbero essere davvero da prendere insieme e utilizzare la Super Blast per lenti o svelti, mentre la Nova Blast per lavori o anche lunghi, perché comunque è vero che è meno protettiva, però alla lunga la scarpa un pochino più leggera, un po' più reattiva ci vuole. Chiaramente sono due bellissime scarpe, quindi comunque ve le raccomandiamo. Grazie Andrea, stay strong e keep running e ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima!